So investment process of Parves Bond Eurocorporate is a process based on a mixed about Il processo di investimento del fondo Parvest Bond Euro Corporate è basato sulla fusione delle due visioni top-down e bottom-up. Abbiamo diversi passaggi principali all'interno di questo processo. I due primi step sono basati sulla fase top-down, attraverso view macro, settoriali e relative al mercato obbligazionario in generale. Dopo questi abbiamo un altro passaggio, sempre macro, mixando le view settoriali, geografiche e modificando la duration e l'esposizione in relazione al portafoglio. Dal lato bottom up lavoriamo per essere abili nel selezionare le migliori compagnie da inserire all'interno del portafoglio. Per fare questo ci avvaliamo di un importante team di analisti dedicati, basati a Parigi e Londra, che lavora sui fondamentali delle varie compagnie, usando un ranking interno utile a selezionare le migliori compagnie a livello globale. So we are working together based on the fundamental of the different company and so on, and using an internal ranking in order to select the best issuer and the best company inside our portfolio. I think currently and mainly in Europe, you've got more and more visibility in terms of rates, thanks to the ECB and this very accommodative. Ovviamente l'Europa ha più visibilità in termini di tassi grazie alla politica monetaria della BCE, decisamente accomodante. Questo vuol dire bassi rendimenti e questa situazione è positiva per i bond high yield di alta qualità denominati in euro. Set with a very good access to liquidity, to refinancing and so on. The risk, I think we have two kind of risk currently. The first one is overall concerning. I rischi di tale investimento sono sostanzialmente due. Il primo riguarda la liquidità all'interno del mercato. Questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere un'attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per mancanza di acquirenti. Un altro rischio è quello di credito. Questo rischio concerne nella capacità di un emittente di onorare i propri impegni. Il declassamento del rating di un'emissione o di un emittente può condurre a una flessione del valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito. Penso che quando si investe in un fondo di questo tipo sia necessario selezionare il gestore che riesca a muoversi all'interno di questi rischi idiosincratici e di muoversi all'interno del panorama delle società migliori. You invest on a corporate fund is in order to select effectively one investment manager able to manage this idiosyncratic risk and able of course to pick and to choose the best company in order to invest in your fund.